a Forlì. All'arena di Piazza Morgagni, il campione europeo dei leggeri, Duilio Loi, reduce dalla vittoria milanese su Nonne, affronta il germanico Albert Müller. Sin dalle prime battute il triestino fa valere la sua classe e nella seconda ripresa con un preciso destro mette a terra l'avversario. L'arbitro stabilisce inesorabile i secondi e Müller riesce ad evitare per miracolo il KO riprendendo coraggiosamente il combattimento. Il tedesco anzi tenta di arginare l'offensiva di Loi con qualche allungo di sinistro, ma è costretto ad accettare nuovamente battaglia. Col finire del round, un altro secco destro alla tempia lo rimanda al tappeto. Questa volta sarebbe la fine se il gong non venisse propizio a salvare Müller, mentre già l'arbitro stava per decretare il fuori combattimento. Tuttavia, la sorte del pugile germanico è segnata. Il campione d'Europa non gli concede respiro, accorcia la distanza e riesce a trovare uno spiraglio nella sua guardia. Un sinistro secco e veloce e Müller è a terra per la terza volta. Viene contato regolarmente e al 9 è in piedi, ma l'arbitro decreta il fuori combattimento tecnico, non giudicandolo in condizione di continuare. Utile il galoppo di allenamento per Duilio Loi, che nei prossimi mesi sarà chiamato a sostenere molti impegnativi confronti e a difendere la corona continentale dal nuovo assalto dello spagnolo José Hernández.